Prego. Sì, Presidente, noi con questo emendamento simile, per questo diciamo, ho sottoscritto quello dell'onorevole Braga, abbiamo provato nottetempo a dare un senso a quello che stava accadendo. L'abbiamo presentato anche in commissione, abbiamo sostanzialmente detto se quello che dite, ovvero che state facendo un semplice scivolo, ovvero accelerando le pratiche di condono inevase a Ischia, è vero, beh, allora stabiliamo che ognuno si attiene al condono previsto alla presentazione della propria domanda. E poi vi abbiamo chiesto di estendere a tutte e tre i condoni e quindi all'intere pratiche appunto gli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. Ecco, era un tentativo anche qui per dare un senso a tutto questo, anche perché la sensazione molto spiacevole è che da una parte si usi i bisogni dei cittadini, il bisogno di ricostruire, di accelerare le pratiche, e però non si abbia il coraggio di dire quello che si sta facendo, un condono edilizio usando la normativa dell'85. Nel subemendamento presentato dai relatori, adesso non so più se è un emendamento o un subemendamento perché abbiamo avuto una discussione convulsa e c'è questa pratica di prendere pezzi degli emendamenti che vengono bocciati dalle opposizioni, quello che noi vorremmo far capire è che come l'avete scritto, ovvero rintroducendo il 2003, sostanzialmente si crea una grande confusione e financo l'avvocato su Repubblica, intervistato, l'avvocato dei sindaci, del comune di Ischia che sta seguendo la vicenda del condono, parla di emendamento gattopardesco e di una grande confusione che si sta creando, di un decreto in cui si dice tutto e il contrario di tutto, e creerà naturalmente una situazione di incertezza. E saranno tantissimi ricorsi, quindi non solo non state accelerando le pratiche, state creando un precedente, ma in più state facendo una grande confusione senza dare una soluzione a un problema oggettivo che però non può essere risolto con un condono tombale, perché questo lo è. La ringrazio.